Ciao a tutti anche dalla mia parte. Dalla Cina con furore, sempre quelle cose, compra, compra. Ma puoi sapere che vengono dalla Cina? Che quel scemo che va in posta sempre a prendere i pacchetti dell'AliExpress, no? Ti conoscono anche in Cina ormai, ma pazienza, dai. Andiamo avanti anche Posso questo iniziare il video. mio video? Sì, ma com'è Ok. che non hai sposato un scozzese, beh? Ciao a tutti! Se mettessi il kilter non mi dispiace, Col cavolo che me lo eh? metto! Vabbè, non ci sono mai divertimenti in questa famiglia. Allora, intanto di nuovo, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostro semplicemente degli stencil perché alcuni mi servono. Volevo aspettare che mi arrivassero tutti perché ne ho ancora pochi, credo che siano 3 o 4 che devono arrivare. Soltanto che alcuni mi servono. Poi comunque per me diventa un casino perché ve l'ho detto che li lascio da parte, in modo da tenerli separati e sapere cosa vi devo ancora mostrare e cosa no, ma sono comunque un bel po' e mi servono, quindi ho detto facciamo il video. Apriamo e chiudiamo una parentesi. Allora, ci sono in giro un po' di post ovunque sulla storia di AliExpress che sono copie e tutto. Chiariamo che io non compro un processo, io ho comprato uno stencil, io lo compro come stencil, se dopo è una copia di un prodotto di marca, io ad esempio non lo so. Io me ne sono accorta a distanza forse di un paio d'anni che alcune cose che avevo erano simili ad altri già di marche magari note, però sinceramente io non conosco tutte le uscite di tutti i designer di questo mondo per dirvi questo prodotto è un fake, è una copia, anche perché come vedete AliExpress spedisce in confezioni anonime così, quindi di fatto per sostenere che questo è come dire una adesso mi scappa il termine. Ecco, Falsificazione. è un prodotto, cioè ho acquistato un qualcosa di falsificato. Io non posso saperlo perché non mi arriva lo stencil con scritto, adesso vi dico, una marca qualsiasi, non so, Carabel Studio. A me mi arriva uno stencil anonimo così. Quindi, se dopo qualcuno riconosce perché c'è l'originale, io non posso saperlo. Chiariamo perché dopo sembra che le persone, io sinceramente ho comprato qualcosa di contraffatto con scritto una marca, non ho mai preso uno perché è anche a discapito mio, perché ricordatevi che comprare su AliExpress si sa che oltre al fatto di superare la soglia dei soldi, ma a campione aprono i pacchetti. Quindi se questo prodotto ha scritto, non lo so, T-Molt, ha scritto Carabel Studio, a me me lo bloccano e prendo anche una denuncia. Quindi di fatti non ho mai comprato prodotti che fossero contraffatti dal punto di vista della marca. Se dopo le marche sono similari ad altre, io lì non posso farci niente, perché comunque vi assicuro che neanche io quando acquisto lo so, appunto perché non mi fa vedere la marca a cui appartiene, che posso dire, ah guarda, quella è la versione economica del timbro, dello stencil e così via. Non è come le scarpe, che compri apposta il modello simile a quello dell'Adidas e si sa che sono quelle dell'Adidas vendute a molto meno, no? Perché io più che roba di questo tipo non ho mai comprato. L'ho chiarito perché dopo sembra che uno compra su AliExpress e io compro solo perché trovo dei prodotti a meno. Ma io non è che compro prodotti che ho trovato in negozio e poi li vado a comprare su AliExpress. Io vado per soggetto, quindi se c'è il periodo che mi interessa, ad esempio mi interessava una certa tipologia di timbro che avesse il fiore di pesco, su AliExpress non c'era niente di simile, da Clelia Cina me lo sono ordinato lì, cioè non ho questo problema di dover cercare quel modello in giro nei siti cinesi, cioè se mi piace una cosa la cerco, quindi voglio i fiocchi di neve, che troveremo anche qui, robe di Natale ancora, lo prendo, però se dopo dello stesso stencil esiste la marca originale, io questo non lo posso sapere. Quindi aperta e chiusa questa parentesi, iniziamo. Allora, questo è uno, è piccolino. Io vi dico, io non sono sempre attenta con le misure, quindi io li prendo perché mi piace il modello. Scusi, ma se devi quel prezzo di sale meglio se le. No, Mi tocca aprire, se li apro dopo un casino. ok. Quindi lasciamo così, praticamente c'è il rametto sopra, scritta, il rametto con gli uccellini e la casetta. E dopo sapete che loro bollinano un po' dove sono, e questo è uno. Gira, gira per piacere. Ma è al No, contrario se lo metto così. devi girare nel senso verso la telecamera, grazie. Ma se lo giro verso la telecamera non. Oh, si vede, ecco Sì. perché luce. Ok, ah, era giusto, vero? Era giusto così, grazie. Era giusto, Era infatti. giusto.
Allora, questo è un altro che è molto carino. Se si deve fare qualcosa, ma anche un bigliettino per magari da regalare a un'amica che è incinta, lo trovavo molto carino. E ad esempio nel store della Silhouette c'è una cosa simile che non so se ho acquistato, non è proprio uguale, ma un file simile della Silhouette, me l'ha ricordato e lo trovavo molto carino. E diciamo che come misura questa è perfetta, se si vuole fare una card la trovo perfetta. Anche questo è carino, soltanto che io di questo ad esempio ho sicuramente un file della Silhouette, però ci sono solo i due piedi grandi. In questo caso qua ci sono, quindi c'è tipo come se ci fosse la famiglia, compreso gli animali. Quindi era simpatico, ci sono le zampine del cane, del gatto, ed era simpatico. Poi abbiamo questo, con il fiore e le scritte, che mi piaceva molto. E adesso ve li mostro in base alla grandezza. Questo, che è simpatico, con la piovra. Ecco, ecco, quella è la sua caricatura. La mia caricatura, bene. Questo che mi piaceva tantissimo, solo che io lo pensavo più grande, vedete? Perché c'è le zampine dappertutto. Così. Con la ballerina. Quindi abbiamo le scarpette e la ballerina. E dopo la scritta, che non, da qui non riesco a leggere. Però è molto carino, si vede questa ballerina da dietro, solo che ecco, ripeto, io lo pensavo più grande perché formalmente non guardo mai le misure, però l'avrei preso lo stesso. Questo, con gli uccellini. Sono troppo carini. Poi devo dire che tutto sommato, per essere comunque stencil che vengono dalla Cina, alcuni sono veramente molto spessi, il che li rende veramente comodi per fare i lavori con le paste, perché vi assicuro che ne ho preso un paio della stamperia, loro sono carini ragazzi, però è velina, cioè sembra, è vellum praticamente, quindi sono, oltre che rimangono macchiatissimi, diventate matti perché trapassa sotto tutto, non li riuscite a fissare. Non capisco come si possa fare uno stencil con quel materiale. Allora, qualcosa in tema Merry Christmas. Mio marito mi dice quando arrivano, ma cosa li prendi a fare? Sì, perché adesso se costa 30 centesimi lo prendo a Natale, ce l'ho. Giusto per quello, perché comunque non sempre convengono. Vedete, vedete, mette sempre le zampine avanti, ecco perché la piova. Certo. Questo è carinissimo. Io ne ho uno simile della stamperia, solo che quello della stamperia, ad esempio, non potrebbe... è inutilizzabile perché è proprio velina, invece questo è plastica, quindi qua posso tranquillamente spatasciare sopra, è diventato un nuovo termine. Sì, ma se mi chiede un nuovo termine, sì, un nuovo termine, e perché è uno stencil normale. Poi, sempre periodo attuale, ma si usano sempre i fiocchi di neve, poi comunque contando che ha nevicato a marzo, sempre attuali sono. Anche questo, guardate. Li useremo sicuramente prossimamente. Sì. Poi sempre qualcosa a tema, dovrebbe essere l'ultimo. Ta-ta! Merry Christmas to you. Se devo prendere l'offerta quando c'è, se costa 30 centesimi lo prendo. Questo che è veramente carino, con i cuoricini, così forse si vede meglio. Ha i cuoricini di varie misure. E mi sembrava carino. Questo che è già più grande, questo deve essere un 15x15, secondo me questo è un 10x10 con le gocce. E questi sono i miei sudori quando vedo arrivare pacchi. No, ma adesso contate che mi deve arrivare, adesso non so se ha questa misura o questo, uno stencil di AliExpress, cioè mi arriva con raccomandata, 30 centesimi, mi arriva il messaggio che praticamente la raccomandata è stata accettata, è stata presa in carico in Italia. E gli ho detto, ma che cos'è che mi deve arrivare con la raccomandata? Vado a vedere, perlomeno fosse un euro di cosa, no? Uno stencil, dopo essere, ecco questo. Questa è stata una comica perché era confezionato, questi qua sarebbero quelli per le torte. Quando li vedete con questo tipo di alette qua, sono quelli che loro sono per il cake design. Io infatti quando cerco lo stencil, ed è una cosa che vi consiglio, non cercateli solo per scrapbooking, perché ad esempio quelli del cake design, vedete la misura? Questa qua, tanto per capire, questo è il background della Concorde Night, la misura è praticamente la stessa, quindi si può usare come sfondo per una card. Quindi io metto stencil in maniera generica, in modo da riuscire comunque a trovare varie fantasie, perché dopo alcuni che vi mostro, in teoria loro li vendono come stencil murali. Però alla fine si possono utilizzare per qualsiasi cosa. Questo qua mi è arrivato con la raccomandata.
Tant'è che ho detto, boh, magari, perché mi è già capitato di acquistare in vari negozi e mi arrivasse il pacchettone unico. Ho detto, caspita, una raccomandata è arrivato nella... proprio super imbottito con il cartone, mio marito va in posta ed era solo questo ed è rimasto scioccato, mi dice ma è uno stencil, ho detto quello era, però siccome che me era già successo ho detto boh magari ce ne sono dentro altri, no questo, però è carino, a righe. Adesso vi mostro questi in formato A4 che io li trovo bellissimi. Allora questo è uno ed è a tema viaggi, quindi abbiamo... il nostro è un po' in stile anni 70, no? Le valigie, lo trovo molto carino se si deve fare qualcosa, un biglietto anche per un uomo e tutto. È molto bello. E questi in formato A4 io li trovo splendidi. Poi abbiamo questo, guardate che meraviglia. Poi ad esempio la scritta, anche se non vi serve tutta, per avere comunque la base, per fare anche comunque delle card... è carino. Poi vabbè questi fiori li trovo bellissimi. E un altro. Ah, poi questi sono cartoncini che mi hanno regalato dentro. Io credo che li mettano dentro alcuni sì come regalo, però anche per dare un certo sostegno allo stencil per evitare che si rovini. Questo è molto carino con le piante, varie frasi. Poi questo è troppo carino, troppo estivo, con gli ananas. È bellissimo. Quest'estate qualcosa ce la devo fare perché sto ananas mi hanno intrigato all'inverosimile. Questo in stile Hollywood fashion praticamente. Guardate le scarpine, queste qua sono simili al timbro che ho preso un po' di tempo fa ed è comunque carino, ci sono vari generi. Poi questo è bellissimo, guardate, cioè sono meraviglioso. I fiori, le farfalle con le scritte, anche solo da usare una porzione per fare un biglietto, secondo me è molto bello. Questo che questo è un amore con tutte le mongolfiere. Ecco, contate che vabbè, ecco l'unica cosa di AliExpress, vedete, cioè questo è tutto tagliato, però ad esempio qua la lettera bisogna prima di iniziare andarla a togliere, non sono proprio sempre puliti, quindi delle volte c'è il piccolo rimasuglio ma comunque tagliato. Quindi qua abbiamo uno skyline e dopo qua abbiamo tutte le mongolfiere, quindi si può fare un progetto intero oltre che comunque l'idea di una card. Questo è molto romantico con la bicicletta, l'edera, sempre proprio il ramo, le note musicali, mi piace moltissimo. E questo, ragazzi, è la fine del mondo, secondo me. Questa ragazza, a parte il fatto che mi piace proprio molto il design che hanno utilizzato, ma la rosa, vabbè, la rosa è già utilizzabile di per sé ed è fenomenale, anzi, la valuto dopo se usare o meno. Però voglio proprio realizzare qualcosa, solo che alla fine è un peccato, perché qua se lo fai bisogna proprio utilizzarlo, cioè non è impossibile andargli a mettere altro. Quindi diventa la decorazione principale, ma credo che lo utilizzerò anche tutto in qualche lavoretto, perché mi piace molto. E questi sono tutti gli stencil che mi sono arrivati del periodo. Il prossimo video sarà un po' misto, perché mi sono arrivati dei portachiavi. Mi devono arrivare perché il mio l'ho perso. E poi qualche altro stencil e forse un timbro, una cosa così. Non mi deve arrivare ancora tanto. E però appunto mi servono alcuni di questi stencil, l'ho detto, vi faccio il video, ve li mostro, anche perché veramente alcuni sono veramente molto belli. Poi anche questi in formato A4 possono essere utilizzati solo dalle porzioni, quindi comunque possono essere comodi per qualsiasi cosa. Come sempre, di tutto quello che io riesco a reperire ancora il link ve lo metto sotto nell'info box, i link che non sono più validi lì non posso farci nulla. E l'unico consiglio che vi posso dare è, quando andate a cercare, che siano stencil, che sia qualsiasi cosa, mettete un nome generico, quindi non cercate. Anche la stessa cosa per gli stickers. Io quando cercavo i stickers, cerco i memo pad, i sticky notes, qualsiasi cosa, lo lascio generico, perché sennò vi assicuro che se voi già andate a selezionare trovate la metà delle offerte, perché poi loro traducono in una maniera un po' particolare e non si trova nulla. Quindi il video finisce qua, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti!